Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Apprezzi i contenuti e vuoi sostenermi? Puoi farlo con un unico gesto. Abbonati e potrai vedere i video senza pubblicità. Buona visione! Possiamo così capire come il contenuto degli scritti ermetici ben si prestasse ad incoraggiare l'illusione del mago rinascimentale, convinto di disporre, grazie ad essi, di un documento misterioso e prezioso di antichissima sapienza, filosofia e magia egiziana. Ermete Trismegisto, un nome mitico associato ad una precisa categoria di rivelazioni filosofiche gnostiche o a formule e trattati magici, era per il Rinascimento una persona reale, un sacerdote egiziano vissuto in una remota antichità e autore diretto di queste opere. I frammenti di filosofia greca che egli rinveniva in esse, derivanti dall'ormai decaduto insegnamento filosofico diffuso nei primi secoli d.C., finivano per confermare il lettore rinascimentale nella convinzione di attingere in esse a quella fonte di antica sapienza da cui Platone ed altri filosofi greci avevano ricavato il meglio delle loro conoscenze. Questo enorme errore storico era destinato a produrre risultati sorprendenti. Era su una base di eccellente autorità che il Rinascimento considerava Ermete Trismegisto una persona realmente vissuta in tempi antichissimi e autore degli scritti ermetici, poiché tutto ciò era stato implicitamente creduto dai principali padri della Chiesa, in particolare da Lattanzio ed Agostino. Naturalmente a nessuno sarebbe venuto in mente di dubitare della retta interpretazione di questi due autorevolissimi scrittori e costituisce senza dubbio una testimonianza notevole, sia per l'autorità che per l'antichità degli autori, della preminente importanza degli scritti ermetici e del precoce e completo successo della leggenda di Ermete, il fatto che Lattanzio, scrivendo nel III secolo e Agostino nel IV, accettassero entrambi senza riserve questa leggenda. Dopo aver citato Cicerone a proposito del quinto Mercurio che avrebbe dato leggi e lettere agli egiziani, Lattanzio nelle Institutiones prosegue dicendo che questo ermete egiziano, benché fosse solo un uomo, tuttavia era di grande antichità e perfettamente dotato di ogni specie di sapere, così che la conoscenza di molti argomenti e di molte arti gli procurò il nome di Trismegisto. Egli scrisse libri in gran numero riguardanti la conoscenza delle cose divine, in cui rivendica la maestà del supremo ed unico Dio e ne fa menzione sotto gli stessi nomi che usiamo noi, Dio e Padre. Con l'espressione libri in gran numero, Lattanzio certamente allude agli scritti ermetici giunti fino a noi, poiché egli fa diverse citazioni da alcuni trattati del Corpus Hermeticum ed anche dall'Asclepius. Che Lattanzio facesse risalire Ermete Trismegisto e i suoi libri ad una data molto antica, lo si può ricavare da una sua osservazione contenuta nel De Ira Dei, dove afferma che Trismegisto è molto più antico di Platone e di Pitagora. Nelle Institutiones di Lattanzio si trovano molte altre citazioni e riferimenti relativi ad Ermete Trismegisto. Lo scrittore latino pensava evidentemente che Ermete poteva essergli valido alleato nella sua campagna diretta ad utilizzare la sapienza pagana a sostegno della verità del cristianesimo.
Nella citazione riportata, Lattanzio sottolinea il fatto che Ermete, come i cristiani, attribuisce a Dio l'appellativo di padre. E di fatto questa parola viene usata non infrequentemente negli scritti ermetici a designare l'essere supremo. Ancor più indicativo però era l'uso dell'espressione figlio di Dio, impiegata da Ermete per indicare il demiurgo. Onde dimostrare questa sorprendente conferma della verità del cristianesimo da parte dell'antichissimo scrittore egiziano, Lattanzio cita in greco un passo dell'Asclepius, una citazione, quella che sta per seguire, che è servita a tramandarci alcuni frammenti dell'originale greco andato perduto. Leggiamola. Ermete, nel libro intitolato La parola perfetta, usò queste parole: il Signore e creatore di tutte le cose, che abbiamo a buon diritto chiamato Dio, dopo che ebbe creato il secondo Dio visibile e sensibile, dunque dopo averlo creato per primo, solo ed unico, questi gli apparve bello e ricolmo di ogni bene. Allora egli lo santificò e lo amò in tutto come suo figlio. La parola perfetta, o sermo perfectus, o una traduzione corretta del titolo greco originale dell'Asclepius, e il passo citato in greco da Lattanzio, corrisponde approssimativamente ad un passo della nostra traduzione latina. In tal modo, l'Asclepius, quest'opera contenente la misteriosa descrizione del modo usato dagli egiziani per fabbricare i loro idoli e il lamento per la religione egiziana, viene santificato poiché sembra contenere una profezia sul figlio di Dio. Gli scrittori ermetici non usarono l'espressione figlio di Dio soltanto nell'Asclepius. Infatti, all'inizio del Pimander, o Pimandro, contenente una descrizione ermetica della creazione, si dice che l'atto creatore avviene per mezzo di una parola luminosa, che è il Figlio di Dio. Discutendo del Figlio di Dio come parola creatrice, con citazioni dalle scritture, Lattanzio introduce anche una conferma pagana, sottolineando che i greci parlarono di lui come del Logos, ed altrettanto fa Trismegisto. Senza dubbio, egli doveva avere in mente il passo del Pimander sulla parola creatrice considerata come figlio di Dio, e aggiunge che Trismegisto, il quale in un modo o nell'altro giunse a penetrare quasi tutta la verità, descrisse spesso l'eccellenza e la maestà della parola.